Buongiorno a tutti, qua siamo riuniti quest'oggi per trattare l'argomento del campionato mondiale di Mungitu Ramano, dove si è esibito il nostro stallone di Lenna, Niccolò Quarteroni, il favorito della gara. Il rustico, sottolineiamo il rustico. Per quei pochi fan di Horse Academy. Ma come pochi? Pochi tuoi? Poi ce l'avrete. Fan di Gianmarco Panini, 1200.000 iscritti. Vabbè, allora non se lo voglio cazzo, mettere però. Lì io ne ho 3400. Allora si parla di numero, facci il bono. Vabbè, insomma, parliamo d'altro, è meglio. Parliamo d'altro, dicevamo, no, questa mungitura, insomma, siamo arrivati a 350 km, tutti carichi, ci hanno invitato, dovevano esserci tutti. Andiamo da a festeggiare da Orsa Academy, ci sono tutti, venite, festeggiamo il vincitore, siamo carichi, serate, non serate, noi si parte, 350 km. Tre valigie. Col povero direttore che ha vomitato due volte perché diceva che la mia guida non era troppo appropriata. Insomma, anche l'amaretto che... Si arriva... Tac. Intanto ieri sera 9:30 a letto, poi per fortuna abbiamo... un po' che abbiamo dato da filato. 9:30 rustico ci aveva messo a letto. Ci aveva messo a letto. Allora siamo partiti, abbiamo cercato un locale, abbiamo trovato questo locale dei cowboy, tutti lì carichi col cappello, facevano i geni, i fenomeni, no? Partono, gara del toro meccanico. Partono tutti, poi arriva quello, il vincitore lì di turno, faceva tutto il buono con la giacchettina. 5 anni vincitore, così tutto carico, parte, ci sta una vita. Dopo parte Dolph, gli fa un culo così. Dopo parto io, faccio un culo così a tutti e due. Niente, quindi lui figura di merda, noi abbiamo vinto birra, pizza, tutto gratis. Magliettina fatta a mano dalla Minfona. Qual è stato il tuo commento alla domanda dell'avversario? Ma voi montate a cavallo? Mi ha detto, ma voi montate a cavallo? No, noi siamo... voi fate equitazione? No, scusa, è sbagliato, noi siamo campioni di equitazione. Mettiamo i puntini su lei. Vabbè, a parte questo. Questa gara di mungitura parte con Quarteroni super favorito, noi carichissimi in questa valle... Valle Brembana. E agriturismo Ferdi, che è l'agriturismo del Rustico, bellissimo, uno dei posti più belli che abbia mai visto, devo dire la verità. Veramente tenuto stupendo. Benissimo, gestione familiare. Stupendo, insomma, entrano tutte queste vacche pronte a essere munte. Parte la prima batteria di vacche a quattro zampe. No, parte la prima batteria di vacche che vengono munte bene, la seconda batteria viene munta ancora meglio, la terza ancora meglio. Parte uno che va in testa con 9 litri, record del mondo è 4 litri e mezzo. No, è un momento troppo veloce. Problemi tecnici. Si era svampata la telecamera. Il direttore, vabbè. Insomma, record del mondo da battere, 4 kg e mezzo di latte in 2 minuti. Parte uno che fa 9 kg e 0,5. Un disastro, lo straccia. Rustico ancora tranquillo, con nonchalance con le sue cuffiette per concentrarsi, convintissimo di batterlo. Beh, si presenta perché davanti comunque... al pubblico con un riscaldamento. Sì, con un riscaldamento. Sembrava Toni Kroos a finale dei mondiali. Sì, comunque fiero di quello che poteva fare, tranquillo, perché comunque lui negli allenamenti in un minuto e mezzo faceva 8 litri e mezzo. Quindi comunque in 2 minuti 9 litri doveva superarli senza Sfondava problemi. Senza problemi. Ha avuto qualche problema, la mucca con un capezzolo in meno rispetto agli altri. Aveva una mucca che produce poco latte, se non ho capito male. Lui alla fine è partito troppo forte, sapendo di poter sfruttare non tutti e 2 minuti perché avrebbe finito il latte. Alla fine ha avuto, non so, dei crampi, qualcosa, sì, insomma, crampi all'avambraccio. Un avambraccio un po' affaticato. E quindi niente, secondo l'ha accusata veramente forte. Allora noi per tirarlo su abbiamo preso il boccione di champagne, siamo andati lì in mezzo alle vacche a sbocciare e a schizzare tutte ste vacche con lo champagne. Era contente morte. Smettila. No, nel senso. Che era della festa. Vabbè, insomma, niente, ora stiamo accompagnando lui sempre a questa cavolo di stazione che è sempre più lontana. E poi ci aspettava Rustico perché ci voleva insegnare a mungere. Lui non ha capito con chi ha a che fare. Cioè, venite, vi insegno a mungere le vacche. Finisce come ieri sera. Qua va a finire come ieri sera, che ci volevano insegnare ad andare sul toro. E poi vabbè, avete già capito com'è andata a finire. Quindi vabbè, insomma, direttore,
di me. È una statistica delle tue un po' come fai te, tra quanto saremo laggiù alla stazione? Ah, diciamo, considerando che sono le 4:31 ora locale e la strada mi sembra abbastanza impegnata, calcolando che se vado a una velocità superiore ai 72 km/h il panini si incazza, mi sa che per le 6 siamo là. Figa. Certo, potevi far prendere. Vabbè, Papi me l'ha detto, cazzo. Dove vai, Elena? Vabbè, prendi l'elicottero per sto weekend. Va bene, dai. Va bene, dai. Ciao ragazzi. Salutiamo.